Allora, noi siamo qui all'agricoltura Capodarco, che è stata un'esperienza fortissima quando nel 78, niente di meno, dopo l'esperienza di Capodarco dell'inizio, dal 66 al 74, 72, anche, quando cominciamo a venire a Roma. E cominciando a venire a Roma abbiamo pensato anche all'aspetto agricolo, perché dicevamo dopo Roma il sud e lo vedevamo come realtà agricola. Però prima di andare al sud, che è successo nel 75, in termini della comunità di Lamezia, su cui c'è il grande protagonista Giacomo Panizza, noi qui nel 78 prendemmo contatto con le suore francescane di Maria, che ci hanno dato questo incomodato d'uso, prima 11 ettari, questa casa nostra, della casa famiglia, adesso Miglio e Memmo, e poi questa struttura che abbiamo trasformato in ristorante. E creiamo la cooperativa Agricoltura Capodarco, proprio per la tensione che avevamo che l'agricoltura poteva essere uno spazio dei giovani. I primi agricoltori furono 7-8 obiettori, di cui alcuni erano proprio del Veneto, insomma, molto bravi, che si sono improvvisati con le loro tradizioni contadine, si sono improvvisati coltivatori. E da qui tutta l'esperienza che poi è promanata anche, per esempio, nelle Marche, dove gli obiettori che hanno creato qui la cooperativa si trasferirono poi nelle Marche. C'è nelle Marche il ritorno alla terra nell'82, in cui l'agricoltura biologica in quel tempo era un sogno, un'utopia, e noi nelle Marche abbiamo questo centro Ritorno alla Terra, che è una cooperativa che adesso fa 25 anni di storia, e mano a mano praticamente la realtà comunitaria si è espansa in Italia con varie realtà. Però ecco, negli anni 2000 ho iniziato a preoccuparmi di una realtà promozionale importantissima, il famoso "dopo di noi che fine faranno i nostri figli", e ho scoperto che il protagonismo delle famiglie con noi su questo piano poteva essere di grande aiuto allo sviluppo del prima e del dopo, cioè affrontare quei problemi scoperti che l'integrazione dei disabili nella società non portava avanti, quei problemi scoperti che dopo la scuola non c'era niente. Quindi l'integrazione delle famiglie tra loro per creare delle realtà residenziali aperte, come la Casa Famiglie che ho creato qui nel 2010, era una delle cose importanti che dovevo portare avanti. Però ecco, collegate a quale realtà? Per cui nel 2005 io sono venuto quassù, perché la nostra cooperativa agricola aveva avuto il coraggio, seguendo un po' le mie piste di integrazione, di creare, accanto all'aspetto agricolo produttivo, un aspetto di vivaio, lo chiamano vivaio i nostri ragazzi, perché c'è un'integrazione nel lavoro agricolo di una ventina adesso di giovani che vengono dall'esperienza dei CIM, del distretto di salute mentale, ma anche dalla disabilità degli adulti, praticamente a lavorare integrandosi nell'agricoltura. Noi concepiamo che abbiamo chiamato i laboratori sociali, anche giù nella realtà di Roma esistono dei laboratori sociali dove l'integrazione lavorativa dei ragazzi disabili dopo la scuola funziona con dei laboratori della pasta all'uovo, della ceramica, del restauro mobili. E qui l'integrazione sul piano agricolo, che è stata un'idea bella che la cooperativa portava avanti qui nel territorio, per cui io sono venuto qui per collegare la casa famiglia, che sarà il futuro del nostro lavoro qui ai Castelli, con gli aspetti di agricoltura sociale. Io sto seguendo con le case famiglia un'integrazione possibile delle case famiglia all'aspetto agricolo, per cui a Genzano abbiamo una casa agricola, una casa famiglia possibile, però il collegamento sarà con una fattoria sociale
che dobbiamo portare avanti nella zona di Cecchina, vicina a Genzano, dove i ragazzi della disabilità che circolano attorno a noi, nelle associazioni che ci sono, dove i genitori si sono organizzati e quindi portano avanti questo discorso della loro integrazione, ecco, l'aspetto lavorativo potrà essere fatto proprio in agricoltura e quindi in questa realtà promozionale dei Castelli l'aspetto dell'agricoltura sociale, dove la funzionalità dell'agricoltura per dare spazio di integrazione vera, di autonomia, questo stesso discorso sta accadendo anche nelle Marche, dove la realtà di questa cooperativa del ritorno alla terra creata nell'82 quindi, e poi come cooperativa oggi già 25 anni di storia, la cooperativa, so che stanno portando avanti, io li sto sostenendo anche nelle Marche, l'aspetto dell'integrazione sul piano della realtà lavorativa dei disabili nelle varie aziende che sono attorno al ritorno alla terra delle Marche. Cosa io dico dal punto di vista generale? Che questo discorso del welfare che in Italia è stato annullato dalle politiche, insomma, dei tagli, della non visione del valore dell'integrazione sociale e quindi soltanto l'aspetto sanitario è prevalso in Italia, io dico che il welfare lo possiamo molto rilanciare con questa valorizzazione dell'agricoltura. Se pensiamo all'occupazione dei giovani, al loro ritorno alla terra, però con una funzione anche sociale che dà all'economia che si crea attorno a queste aziende anche un valore, come si vorrebbe dire, di riabilitazione, di socialità con cui alle realtà più deboli del territorio si dà un senso di futuro e stiamo sperimentando questo sia nelle Marche che qui con tutta la nostra progettualità. Sì, io penso che soprattutto il ritorno alla terra è alla questione dell'ambiente da valorizzare e da rispettare, soprattutto perché questa civiltà consumistica che abbiamo creato ha disprezzato, oltre che l'uomo, la natura. Ritornare alla natura con l'agricoltura anche sociale che valorizza l'aspetto di integrazione possibile delle fasce deboli che ritrovano il loro equilibrio umano in questo lavoro della terra, sia una grande svolta anche politica, quella praticamente di una società che ritrova le radici, no? Del bene comune, come della realtà con cui la persona va valorizzata. Quindi farci credere ai giovani all'agricoltura con tutto, no? È emblematico il discorso della confisca dei beni no, mafiosi eccetera per ridare, no, e ridare, come si dice, ritornare alla propria terra come un gran valore, no? Quando ne siamo stati espropriati, quando ne siamo stati, come si vorrebbe dire, esclusi dalla società competitiva che abbiamo creato, capito? Quindi è senz'altro la passione che ci hanno messo i ragazzi sui terreni di Libera, si potrebbe dire, è un discorso politico che ci deve appartenere. La illegalità ha contraddistinto la nostra Italia e dobbiamo riconquistare la legalità che è il rispetto del bene comune. Quindi è una visione politica molto forte da dare ai giovani.